Quanti ricordi! Salve a tutti e benvenuti in Final Fantasy VII Crazy Score. Adesso facciamo una nuova partita e... Andiamo! Non l'ho mai fatto. In difficoltà difficile non l'ho mai fatto. Adesso c'è l'intro, quindi... Aspetta, posso velocizzare un pochino? Sì, posso velocizzare un pochino. Giusto un pochino, perché sennò diventa un po' palloso. E vedo il salta frame. Ok. Velocità standard, tranquilli. Mark, begin mission. Operative is ready for insertion. The train has been overrun by Wu Tai troops. Eliminate them and regain control of the train. Oh yeah! Get serious! Quanto è figo, Zack! Zack! Non vedo niente. Ok. Zack, focus. There are no Shinra troops on this train. Understood? Hello to you too. Come and get it! I believe I can fly! I can touch the sky. What? Soldier second class Zack on the job. È bello che ti addestrano a sconfiggere gli stessi soldati della Shinra, eh. C'è un volume altissimo. Perfetto. Ora mi preparo un po'. Devo ricordare solamente i tasti. Zack speaking. Making progress, Zack. What's going on, Angeal? Why are we fighting Shinra troops? They're Wu Tai troops in disguise. Now, head to the open area above. Towards Sector 8. Yes, but first you have to clear a path. Clear a path? You'll see what I mean. Be careful. So I can cut loose, right? Use some discretion. It's showtime! Ora, c'è un presupposto, se sente la mia voce. Ti addestrano a sconfiggere Wu Tai tramite i soldati Shinra. È figa la cosa, perché tanto i soldati Shinra non combattono proprio così. Lo scopriremo poi. Ah, sono...
semplicemente più duri da ammazzare. Ma tanto dovete morire tutti, non l'avete capito? Ne provo tutte, dai. No, no, no! Dai, dai. Fate cagare al tubo! Dai! Come? Dai, dai! Sono una bestia io! Forse ho fatto male a selezionare in modalità difficile, eh? Mandicchia! Not too bad. Piece of cake. I'll make first in no time. Go up the stairs at the end of the platform. You got it. Aspetta, abbasso un po' perché ovviamente il volume è un po' troppo alto per le mie orecchie. E velocizziamo un po' perché tanto... Ciao! No, non mi prenderai mai vivo. No! È il culo! E via! Vai! Vai! È bello colpirlo da dietro! E scappare! No! Dai! Fatti picchiare da dietro! No! Ah. Ah, fai schifo al tubo. Dai, tutto qui. Patetico. Showing your back to the enemy. Overconfidence will destroy you. What is this? Damn it. You're not the only hero. It's over. Impossible. Voglio anch'io quel telefono della Shinra. Anch'io. Ci è mancato poco. Thanks, Angio. Training's over. Why? You serious? I was just getting warmed up. Zach. Embrace your dreams.
Huh? If you want to be a hero, you need to have dreams. And honor. La frase che ho appena detto sarà non da ritornello, comunque la sentiremo molte altre volte durante il gioco, come promemoria. Quello è il nostro obiettivo principale, vabbè, non proprio obiettivo principale, comunque dare uno scopo alla vita al Hey personaggio. Zach, you seem a little on edge. Can you blame me? All this training and no assignments, like they're hanging me out to dry. You must be pretty busy with everyone off base. Off base? Wait, haven't you heard? There's been a mass desertion at Soldier. Huh? Visto che tanto questi qua parlano, ah no, non ha finito di parlare. Perché? Tanto la freccia si vede. Perché Zack è di seconda, sarebbe un soldier di seconda classe. Quelli di terza classe hanno una tuta di un az color azzurro. Di seconda classe ce l'hanno questo viola. E prima classe sono neri. Perché Zack ce l'ha blu? Sembra che uno di prima classe abbia disertato. E che un gruppo di seconda e terza siano andati con lui. Nessuno sa perché, se ne siano andati, se non sia andato o cosa abbia intenzione di fare. Ecco perché il tuo addestramento è sospeso. Attenti, in prima classe! Zack, un nuovo incarico. E vai, finalmente! Non ne potevo più! Aspetta, andrai da solo. Sì! Vai dal direttore Lazard. Ti darà tutti i dettagli del caso. E purtroppo non possiamo muoverci, fa tutto da solo. Oh, buongiorno. Zack, it's good to finally meet face to face. Oh. Lazard, director of Soldier. Hey, Hey là. On to business. Soldier First Class Genesis. Si vede malissimo. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. Know anything about this? Not a clue. The mission is currently stuck in limbo. That's why we've decided to send you. To Wutai? Yes. This war has gone on long enough. I've recommended you for first. Angel! Oh, I love you, man! Angel! Don't make me regret this, Zach. Sir. Once you're packed, you'll leave at once. L'operazione inizierà non appena arriverai in Wutai. Parlo con gli altri agenti soldier nel caso tu abbia dei dubbi riguardo all'incarico e ai comandi, ai combattimenti. Ah, ok. Ah, spiega tutto ciò che ti serve. La prima cosa di sapere è come combattere. Sì. No, senti, l'ho finito 1, 2, 3, 4, 5, 7 volte. Oh, no, forse anche di meno. Per comunque ho fatto 84-89 ore di gioco, quindi posso saperne un po' di cose, no? Ti prendo l'incarico della stanza. Ok, andiamo. No, togliti. Aspetta, non mi ricordo male. No. Sì. Allora, mi sembra posta. In arrivo. Guide. Ah no. Ah, fammi passare. Fammi passare. Sì, valente. Sì. Stai tranquillo, tanto non so già tutto io.
Adesso ti spiega che ci sono delle missioni secondarie oltre al gioco vero e proprio, giusto per giusto per fare qualche cosina in più per diventare più forte. Adesso qua non mi sembra che ci sia qualcosa di interessante. Esamina. Sì. Dai, dai. Devo. Ok. Adesso andiamo in missioni. Missioni. Società dell'energetica Shinra. Missioni di addestramento. Vai. Activating combat mode. Musica cassante. Ai 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 ai. Sono più tosti del normale. Dai. Dovrei diventare molto più forte. Se voglio cercare di fargli male. Dai. Vabbè, certo, ho scelto anche la modalità difficile, quindi è normale che i nemici siano molto più resistenti del normale. Che non mi sembra che inflicano molti danni, almeno. Vabbè. Ho completato questa missione secondaria. Ottenendo un'elisir. La fanfare del classico di Final Fantasy. Sembra che tu abbia completato la missione, bel lavoro. Era facile. Avrei potuto farla bendato. Sei troppo forte, Zack. Non vedo l'ora di sapere le tue imprese durante il tuo incarico di invutai. Oh, così dimenticavo. Ah, qua mi dà le materie, gli oggetti. Non ti ho spiegato cosa sono queste capsule di rifornimento, vero? In queste capsule potete trovare oggetti usati in battaglia nella compagnia che ce ne inviano ogni tanto. Rossa! Dov'è? Esamina. Cos'è che mi dai? Banda di bronzo. Ah, banda di bronzo di solito dovrebbe... Salto, perché... Mi è appena inviato un messaggio di posta... Ok. No, sbaglio sempre. Allora, equipaggiamento, indossa, accessori. La banda nera, sì, mi ricordo perché anche in Final Fantasy 13 ci sono questi oggetti qua che ti aumentano gli HP. E anche in Dissidia, se non ricordo male. E basta, non abbiamo nient'altro. No, non abbiamo nient'altro. E partiamo con questi oggetti base. Ok. Oggetti, materie. Eh no, no, solamente questi tre, quindi non possiamo. No. Gli UMD praticamente sono dei tipo ricordi di vari personaggi. In questo caso abbiamo i ricordi di Sephiroth e di Engil. Più avanti andremo a conoscere altri personaggi principali. Poi ci saranno le invocazioni. E infine. La prima fila sono i personaggi che incontreremo durante il gioco. Nel secondo sono i primi 5 sono i Jesper. E questo qua, vabbè. E secondo, non mi ricordo neanche se lo tenevamo subito oppure in un modo particolare. Non mi ricordo niente. E qua invece sono, diciamo, i mostri più comuni o creature carine e pucciose che le sbloccheremo in un modo più complicato. È da vedere, da vedere, da vedere. Poi vediamo, poi vediamo, poi vediamo. Adesso devo salvare. Nah. Sono pronto, sono carico, sono adrenalinico. Parliamo con Engil. Dobbiamo partire per vedere dopo che sei pronto. Sì. Non c'ho nulla da fare. I'll be joining you as well. I'm counting on you. Sir. By the way, what is your dream? To become first? Is it? No. To become a hero. Ah, good.
Unattainable dreams of the best kind. Thanks. Thanks, grazie. T'a posto? Wutai, Monte Tumbling. Fort Tumbling poco più avanti. Affrettiamoci, un'unità B è in attesa. Voi due, identificatevi! Questi sono i soldati Wutai. Eccomi. Sono pronto. Non sono pronto. Non sono pronto! No. Fanno male! Dai, ti prego, ti prego. Ah, ecco. Diventare un prima classe non è facile. Non conta solo la forza. Lo so, ma voglio comunque diventare un prima classe. Ascoltami, Zack. Se vuoi diventare un prima classe, abbracciare i miei sogni e il mio onore. E un giorno diventerò un eroe. Molto bene allora. È il mio appoggio. E quello che intendevo come ricordi. Livello 1. Oh, bello, bene. Tumulto 3. Prove your honor to me. I got it. Non gli tolgo un tubo, ma almeno qualcosa non gli tolgo. E mori. Annaccia. Tubo. Ok. Bene, avanti il prossimo. Calmati, Zack. È impossibile. Il dottore sta osservando, vero? Devo fare una bella impressione. Zack, sai cosa sono le accident mele? Oh, cosa sono? Incredibile. Come fai a non conoscere le accident mele? Non diventerai mai un prima classe di questo passo. Ma... aspetta! Cosa sono le accident mele? Dovevi informarti prima. Allora, di solito in una missione secondaria che potremmo utilizzare facendo semplicemente andando su missioni, questi puntini tratteggiati di rosso vuol dire che sono le zone che cui non possiamo proseguire. Porco scudo, mi sono dimenticato che non posso fare lo scatto. Invece andando avanti, comunque quello che stavo dicendo prima, praticamente sono frammenti di ricordi e ogni tanto vediamo qualche scena extra di qualche personaggio. Sì, sono le chiamiamole le scene tagliate che le vediamo solamente quando verrà attivato questo attacco speciale. L'attacco speciale è come una slot machine, praticamente si attiva da solo quando ci sono due copie di un personaggio, destra e sinistra. Arriva poi il terzo e se va bene, se va male non fa niente. Se invece va bene che riesce a fare Triss, allora fa l'attacco speciale del personaggio e a volte, e contrariamente a quello, fa salire di livello le nostre materie. Mi sembra che non ci siano combattimenti. Cosa ho detto io? Non ho detto niente! Non ci sono combattimenti, vero? No. Meglio. Mannaggia! Tubo! Aio! Quanto fate male! Devi piacere a me. No! 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 Mori! So, Angeal, what's the deal with dumb apples? The official name is Benora White. The trees bear fruit at random times during the year. Because of that, the townspeople affectionately call them dumb apples. The local farms had plenty of them to spare. Oh, really? So you stole them? We were poor, Zack. Nice excuse. But even then, I had my honor. The largest Benora White tree grew on a wealthy man's estate. It was rumored that those apples tasted the best. But I never stole from that tree
because the wealthy man's son was my friend. If he was a friend, you should have just asked for some. Honor can be quite a burden at times. And what exactly does this have to do with me? No story is not worth hearing. What? That's it? Yeah, well, thanks a lot. Non so quanto tempo è passato purtroppo, però io faccio il taglio qua. Quindi, termino questa parte di gameplay. Ci vediamo prossimamente su questo gioco. Ci vediamo!